Questo programma è offerto da... Ecco la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Effettivamente, per sentirsi bene, è importante anche sentire bene. Da 60 anni la passione del personale Amplifon fa vivere meglio milioni di persone, con soluzioni su misura e servizi innovativi. Perché far sentire bene le persone fa sentire bene anche noi. Amplifon. Se senti meglio, vivi meglio. Che aspetti? Vada Amplifon! Dottor Francesco Ferrera, segretario del Partito Socialista. Grazie Francesco per questa tua presenza. Dottor Nuccio Malfitano, un po' più su di un segretario comunale, anzi il segretario provinciale, il federale, come lo chiamano nel suo partito, ma stasera sostituisce, direi degnissimamente, altro che il segretario di sezione impedito. Ovviamente Movimento Sociale, si sa questo. Pippo Dumino, Partito Comunista, segretario cittadino, così come il dottor Malfitano è anche capogruppo del suo partito al Consiglio Comunale, come appunto lo è per il Movimento Sociale il dottor Malfitano. Franco Cintolo è invece il segretario sezionale del Partito Repubblicano. Si possa dare una soluzione non transitoria, una soluzione non congelata alla città. Questo naturalmente entro le linee che noi abbiamo già stabilito. La crisi esiste da quando è nata questa giunta, da quando è nata questa nuova amministrazione. Non è una crisi che è arrivata adesso a settembre e che deve essere sanata entro ottobre. È una crisi che esisteva ed è una crisi che si trascina. Devo dire che il Partito Repubblicano, come è noto, ha posto per primo il problema della mancanza di agibilità da parte dell'amministrazione. Noi già dopo pochi giorni dall'insediamento della nuova giunta ritenevamo che qualcosa non andava e quindi siamo stati costretti, il nostro rappresentante in giunta è stato costretto a rimettere la delega nella speranza tra l'altro che alcune incomprensioni venissero chiarite subito. Pongo una domanda a me stesso ora, non so se la gente interessi questo discorso sulla crisi interna dei partiti, se sono spaccati dentro la Democrazia Cristiana in maniera, non ho capito come ha detto, manifesta oppure recondita, oppure se invece sono spaccati in maniera evidente e meno recondita. Signor Melio, presidente provinciale della ANAM, qual è il significato della manifestazione che oggi inaugurate qui a Ragusa? Sì, il significato è uno, che noi regolarmente facciamo l'apertura dell'anno scolastico, cioè per iniziare tutti i corsi maschile e femminile. Gli allievi studiano dal primo al sesto anno, sia nel maschile come nel femminile, studiano tecniche nuove e tecniche anche antiche. Poi noi facciamo dei corsi di supporto che sono aperti a tutti, barbieri o parrucchiere per donne. Signor Gambino, con lei ci intratteniamo naturalmente più sull'aspetto tecnico. Stasera siamo qui in quanto sono dei momenti, diciamo momenti ideali, quelli di un incontro artistico in cui possiamo fare vedere il total look, cioè cos'è la moda che si propone per domani, qual è quel determinato lavoro che dobbiamo dare all'utenza. Mentre che i corsi strettamente didattici, i corsi delle nostre accademie, partono da basi più profonde, proprio da quelle determinati lavori che hanno la possibilità di non cambiare, ma di proiettare la moda di oggi, di domani. Che il gruppo della Insicem, mi potrà dare risposta sulla lotta pozzolana e così per esempio. Tutto questo noi chiediamo che venga reinvestito nella provincia di Ragusa. Non può essere realizzato perché non è. Noi nella provincia di Ragusa, perché le discariche non possono più esistere, sono dannose per tutti e quindi questo impianto va fatto al servizio della collettività e non della speculazione, dobbiamo dire. Le cose che devono fare poi con tutti gli organi istituzionali non ci sono. Anche su questo giorno 22 nel settore dell'edilizia puntiamo che i lavoratori li facciamo entrare in sciopero, ci facciamo occupare la sede della provincia dove loro... Abbiamo una morbidezza, siamo troppo morbidi con queste aziende. Soddisfazione. A questa società Aurora, giustamente alcuni
ringrazio Telenova, il fiscale della società, il dottor Giuseppe Ferraro, sindaco di 230 dipendenti. Perché quest'anno io mi auguro è un prodotto che va casa per casa, perché in effetti gli edifici delle vostre case, ma è un alluminio che viene prodotto alla Russia, alla nostra società. Il signor Zanetti ci ha portato fortuna. Nel 1982. All'onorevole Aiello chiediamo quali sono i provvedimenti che il comparto della serricoltura richiede in questa fase. Beh, innanzitutto dobbiamo denunciare una difficoltà per tutta l'agricoltura siciliana, tant'è vero che il 15 di novembre la Confcoltivatori a livello regionale promuove una grande manifestazione di protesta. Spontanea di costruzione, certamente ora io dico che anche qui c'è il danno da destra. Dal lato ho acquistato il suo tempo più lotto, ora invece in termini di repressione, interrogativo, parte dal presupposto. Perché questo alcune di questi distribuzioni è fatto, cioè, beh, poi vediamo che qualcuno potrà anche attivare questo tipo di percorso, cioè dello scambio elettorale, non ti preoccupare, appunto faccio costruire più interessanti per un nuoto, visto che potrà diventare anche il discorso. Noi siamo invece per l'impostazione che oggi dobbiamo distinguere anche le zone, ci sono zone in cui la presenza residenziale, pure il residente di residenza, è invece limitata soltanto a quello. E o quello di Piano Matarazzi, quello di Civellà, Fortunieto, quello di un tipo di impostazione di una compattezza di maggioranza che per forza di cose si è dovuta ricombattere attorno a questa posizione. Vanno in quella direzione che dicevo che sono, diciamo, centri di residenza. No, perché in parte è quello personale. Mi fa il pacchetto regalo per far capire che ognuno ha il suo regalo. Un pacchetto, bene, ora non mi spostiamo da mai. Per passare magari per caso. Perché praticamente io non è cosa come per cui mi dicono Giuseppe. Sì, è un 70 di 25 di telefono e delle camere, proprio sposta, lo fanno vedere, fa vedere la marcia, giralo. Sì, è un bello molto lento, normalmente. Ecco, ora chiudilo un attimo, chiudilo un attimo. Ma non devi guardare, chiudilo un attimo, guarda la telecamera.